Ben ritrovati amici juventini, un saluto da BJ, Juventus di Friburgo, oggi l'ottavo di finale, come dire, il primo round, il primo tempo, partita da vincere assolutamente perché la Juve oggi ha bisogno soprattutto di una vittoria per riscattarci la sconfitta di Roma-Juventus, una sconfitta come dire immeritata e anche partita sfortunata, ma pensiamo oggi, pensiamo quali saranno le scelte di Massimiliano Allegri, la formazione. Prima che approfondiamo questo Juventus di Friburgo, come sempre vi invito, iscrivetevi al canale perché è gratis, lasciate un like, commentate, attivate la campanellina così non vi perdrete mai un video e siamo sempre live. Lei si tengete in mente, madame, messe, signore e signori, ma i signori, quelle vere, quelle gobbi, bianconiere della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. Allegri, onestamente, come in ogni conferenza stampa, dice sempre che deciderà la formazione sempre al mattino. Questa mattina Allegri dovrà scegliere la formazione. Qualche idea ce l'ha data, la conferenza stampa qualcosa forse ha fatto capire o forse non ha fatto capire niente perché c'è molta confusione. Addirittura si parla di un 3-5-2 o di un 3-4-3, attenzione, tanta confusione, ma partiamo pian pianino dal nostro Wojciech Szczęsny, che sicuramente andrà a ricoprire il posto fra i pali. La difesa sarà a 3 con Bremer, Danilo, occhio, lì c'è il ballottaggio, un ballottaggio addirittura a 3, perché Alessandro sarà tutta una questione dell'ultima rifinitura, sempre stamattina, se è recuperabile o meno, oppure il posto sarà tra Gatti e Bonucci. Gli esterni saranno ancora una volta Cuadrado insieme a Kostic, centrocampo formato da Locatelli e Rabiot. Occhio perché davanti il possibile tridente nel 3-4-3 con Di Maria, Chiesa, Vlahovic, che poi a guardarlo bene questo 3-4-3 mi sembra tanto a me un 4-4-2. Vuol dire che Bremer e Gatti o Bonucci vanno a giocare centrale di difese 2 con gli esterni che diventano Danilo e Cuadrado, con Kostic e Chiesa esterni, Rabiot, Locatelli e davanti la coppia d'attacco Vlahovic Di Maria. Questo è il 3-4-3 che può essere anche un 4-4-2, ho detto, dipende, perché basta prendere Cuadrado o farlo giocare alto e diventa, si trasforma in 3-5-2, ma se gioca basso diventa tranquillamente un 4-4-2. Ma oggi ragazzi non vi voglio soffermare tanto a perdere tempo sulla formazione, sulle tattiche. Lo sappiamo, i ballottaggi possono essere anche in attacco. Attenzione perché Kenny può anche giocare titolare al posto di Vlahovic. Sappiamo che Kenny avrà 2 giorni di squalifica in campionato, mentre Vlahovic dovrà giocarsi così tutte le partite. Idem per Di Maria, Di Maria anche, perché Di Maria ora sta giocando tanto. Sta giocando, se non mi sbaglio, questa qua sarà forse la 5ª partita consecutiva. Allegri dovrà dare forse il riposo o ancora dirà Di Maria, tu sei il re di Coppa, tu sei l'unico, Jolle, tu ad oggi sei l'unico che può cambiare la partita, gioca ancora, oppure far giocare Chiesa insieme a Vlahovic in un 4-4-2, in questo 3-4-3 che si trasforma. Ragazzi, c'è da confondere, andiamoci calmi, pensiamo a vincere, pensiamo chiunque scende in campo oggi dia il massimo, come dico sempre, onori la maglia. E voglio essere onesto, anche nell'ultima sconfitta i giocatori non posso negare che non l'hanno onorata, lì c'è stata sfortuna. Io quello che chiedo ai giocatori è questa qua, chiedo che devono onorare la maglia, rendersi conto di quello che hanno addosso e dare il massimo. Il Friburgo onestamente non è una squadra facile, le tedesche non sono mai squadre facili da affrontare, questo sicuramente. La Juve è quello che deve fare, una cosa importantissima che lo ripetiamo sempre, le occasioni da gol che abbiamo li dobbiamo buttare dentro. Perché se la palla non entra dentro, basta un tiro degli avversari, un contropiede e rovini tutto e rischi di uscire fuori da un'Europa League che ad oggi questa Juventus, secondo me, può lottare fino alla fine e raggiungere tranquillamente la finale. Perché la Juve le capacità ce l'ha. Perché? Perché la Juve mentalmente sta recuperando tantissimo dalla giustizia o dall'ingiustizia sportiva. Ricordiamo tutti, ne ho parlato, di questa carta segreta che ridà forse 15 punti alla Juventus, come dire, ora siamo in vantaggio e allora mentalmente magari gli può dare più spinta, più forza,
perché questa coppa la Juve quest'anno la deve vincere per riscattarsi e dimostrare a tutti che la Juve non muore mai e che la Juve i fatti li fa sul campo. E oggi i fatti sul campo quali devono essere? Prima che dimentico, sono allo stadium. Oggi sarò lì a portarvi poi le immagini, gol, sensazioni esultanze. Speriamo che riesco, perché ancora quest'anno, in questa Europa di coppe tra Champions e Europa League, non ho avuto una soddisfazione, perché in casa, se non mi sbaglio, a parte il Maccabi, non abbiamo mai vinto. Non abbiamo mai vinto. Addirittura le ultime partite in casa le abbiamo traperse e pareggiate. Perciò speriamo stasera di cambiare rotte e di portare a casa un risultato positivo. Ma il risultato positivo si porta come? Sfruttando le occasioni, mettendola dentro. Se non la metti dentro, non si gode. Gioco di parole. Non capite male, però io parlo di calcio. Le occasioni vanno sfruttate e stasera, per portare a casa questa partita, bisogna sfruttare le occasioni. Bisogna metterla dentro. Perché se facciamo come la Roma, che poi dobbiamo piangere dopo, perché abbiamo preso 3-4 pali, i pali purtroppo non danno punti. Non siamo nella box che vinci l'incontro a punti. E qui, signori miei, il calcio, se non lo infili dentro, non godi. È come quella pubblicità. Se non ti lecchi le dita, godi a metà. Idem qua, signori miei, mettiamola dentro, portiamo a casa questo risultato, perché è importante fare il risultato. Perché se già tu butti le basi in una partita dove la giochi in casa, ti assicuro un buon risultato, la Juve, poi il ritorno, può giocare molto tranquilla. Tranquilla, i giocatori hanno meno pressione, perché questa Juve quando gioca sotto pressione negli ultimi anni in Coppa abbiamo quasi sempre fallito. Perciò portare a casa un ottimo risultato già all'andata ci rilassa. Poi è vero, quello che è successo contro il Nantes, brutto risultato all'andata, un pareggio scialbo, e poi al ritorno il 3-0 dove c'è stato un Di Maria infinito. Ma ricordiamoci che Di Maria c'ha 35 anni, non possiamo sempre aggrapparci alle sorti di Angel Di Maria, perché Angel Di Maria purtroppo l'età ce l'ha e non sempre ci garantisce una tripletta. Squadra, gioco di squadra, devono giocare uniti con la mente al campo, lasciando quello che succede fuori dal campo e concentrarsi, portare a casa questa partita. Vi voglio tutti carichi, dobbiamo essere carichissimi per questa partita, tutti, chi allo stadio cantare 90 minuti come me e chi a casa crederci sempre e urlare anche da casa che il cuore arriva anche oltre lo schermo. Credetemi, la passione. E non fate come certi juventini che tifano contro la Juve nella speranza che Allegri venga esonerato. Quello non è essere juventini, quello è essere buffoni. Fino alla fine, forza Juventus, io mi ne vaio, ossa benedica a tutti i picciotti, ciao!